terza edizione, Stati Generali del Mare. A che punto sta lo stato di salute del mare, ma soprattutto delle coste e soprattutto il tuo lavoro? A che punto sei? Noi credo che abbiamo rafforzato la risorsa blu per quel che riguarda appunto l'idea della risorsa strategica per l'amministrazione sul mare. Come qualità delle acque abbiamo avuto naturalmente dei piccoli episodi di acqua non balneabile ma temporanei. Nella maggioranza del tempo, diciamo, il mare ha avuto un'ottima qualità, una qualità se non eccellente buona, e quindi su tutto il lungomare, tranne le due zone che sappiamo da sempre sono due SIN che sono all'attenzione del governo, che parliamo di Bagnoli e parliamo di San Giovanni. Per il resto stiamo facendo appunto un lavoro di squadra oramai da 3 anni. Abbiamo dedicato al primo comune in Italia un mese intero all'approfondimento della tutela e della fruibilità e della valorizzazione del mare, appunto gli Stati Generale del Mare, che quest'anno sono alla terza edizione. Abbiamo consolidato le presenze passate e aperto a nuove opportunità, e in più mi piace dire che quest'anno la rassegna agli Stati Generali del Mare ha 2 grandi novità che già porta come risultati concreti. Il primo e il più importante è quello di che istituiremo appunto in questo mese come primo risultato agli Stati Generali del Mare il primo insediamento del tavolo blu, che è quell'organo costituito e fortemente voluto per praticare quella democrazia partecipativa che non può essere enunciata ma deve essere immediatamente fatta, e noi lo faremo perché il prossimo tavolo blu appunto sarà convocato per il 9 ottobre alle ore 16:30 a Palazzo San Giacomo, e sarà quel momento in cui con le autorità e gli enti che decidono lungo la costa si potrà programmare, valorizzare e creare finalmente quell'economia sostenibile per il mare.